livello vertebrale troviamo soventemente delle disfunzioni a carico delle articolazioni che articolano appunto una vertebra rispetto all'altra. Va precisato che la biomeccanica vertebrale si realizza nelle singole unità funzionali della colonna. Le singole unità funzionali della colonna sono due vertebre e un disco. Quando parliamo di due vertebre e un disco, noi realizziamo un'articolazione appunto discale, un giunto grezzo da un punto di vista della qualità di movimento, ma molto importante dal punto di vista della resistenza al carico. Vi ricordo che la colonna è sottoposta alla forza di gravità quando andiamo in stazione retta, mentre posteriormente tra le vertebre abbiamo quelle che si chiamano le faccette intervertebrali o zigo-apofisarie, che sono le articolazioni invece che regolano il movimento fine a livello vertebrale.